Con questo video prometto non voglio fare semplici e inutili giochi di parole per fare delle battute a basso costo, per cui parleremo del frutto in questione. Cioè, almeno ci provo, io sono troppo idiota, lo so, per parlarne seriamente, ma ci provo. Oggi parliamo dei cachi. Bentornati sul mio canale, io sono sempre Pasquale, il vostro Nutrition e Lifestyle Coach. Oggi ritorniamo a parlare di alimenti e ve lo ripeto, non farò lo scemo. Almeno non credo, insomma, devo mantenere un contegno, dai. Che poi, andando avanti nel video, scoprirete che mangiato in discrete quantità è anche lassativo. Per cui non è colpa mia, dai. Se la cerca da sole lui, questo cacco. Bene, ora basta fare lo scemo e addentriamoci in questa strana creatura. Nel senso, meglio non addentrarci, vabbè, ci siamo capiti, dai. Il cacco appartiene alla famiglia delle Ebanaceae ed è anche conosciuto come Diospiro oppure Diospero. La pianta è originaria dell'Asia e viene coltivata da più di 2000 anni in Cina. Pensate un po', sono 2000 anni che i cinesi si mangiano i cachi. Dalla Cina, dove il suo albero veniva definito delle sette virtù, si è anche esteso poi in Corea e in Giappone. In Europa invece arriva a metà dell'Ottocento. Noi italiani invece, che siamo sempre quasi, o diciamo sempre, gli ultimi ad accettare le novità, lo accettiamo intorno alla fine del 1800. In Italia abbiamo come principale tipologia di cachi il caco mela, chiamato così per la sua polpa soda, appunto quasi a ricordare una mela. Poi abbiamo il caco vaniglia, che viene coltivato prevalentemente in campagna. Anche questo ha consistenza soda ed è molto succoso. Infine quello di misilmeri, che ha un colore rosso-arancio e sono molto esportati anche all'estero. Inoltre abbiamo anche il cacco lotto, che viene prevalentemente coltivato in Romagna. I cachi, come la maggior parte della frutta, sono prevalentemente composti da acqua. Quasi l'80% del frutto è infatti acqua. Poi ci sono tanti carboidrati, principalmente zuccheri, ma anche tanta fibra. E poi tante vitamine e sali minerali. Ovviamente, come la maggior parte di frutta e verdura, sono anche ricchi di sostanze antiossidanti. Però andiamo per gradi, non vorrei che mi mandaste a cachi. Eccolo, la battuta l'ho fatta, ma diversamente. Posso anche dire che vi ho fregati. I cachi sono essenzialmente dei frutti autunnali. A differenza di molta altra frutta, si raccoglie specificatamente quando non è matura. Come dicevo prima, ci sono tantissime tipologie di cachi in Italia, ma anche nel resto del mondo ve ne sono tante altre molto apprezzate. Tra l'altro l'Italia non è uno dei maggiori produttori, primato che, come dicevo prima, spetta alla Cina, con più di 4 milioni e mezzo di tonnellate annue, seguita poi da Corea e da Giappone. In Corea viene addirittura utilizzato per preparare dell'aceto di cachi. Ma nutrizionalmente è buono? Vediamolo insieme. Essendo un frutto, logicamente vi aspettate già che contenga un po' di zuccheri. E infatti è così. Ma come dico sempre, la frutta non contiene solo zuccheri liberi, essendo ricca anche di altre sostanze densamente nutrienti, come ad esempio, dicevo prima, la fibra alimentare, ma anche tantissime vitamine e tantissimi sali minerali. Ma vediamo nel dettaglio quale di queste ci porta questo delizioso frutto. Vediamo prima la tabella nutrizionale. Come vedete nel dettaglio, qui sto parlando di 100 grammi. Un frutto pesa circa 110 grammi, ma qui arrotondiamo un po' per semplicità. I cachi, come vedete nella tabella, portano circa 81 kcal, poi circa 19 grammi di carboidrati, di cui praticamente quasi tutti sono zuccheri. Poi è anche una discreta fonte di fibra alimentare. Le proteine sono trascurabili, mentre i grassi sono praticamente inesistenti. Per quanto riguarda i carboidrati, come vedete abbiamo circa 1,7 g di fibra, di cui praticamente il 90% è NSP, per cui fibra non solubile. Comunque il frutto ci apporta circa il 7% della quantità di fibra giornaliera, che è buona, dai. Per quanto riguarda gli zuccheri, sono praticamente divisi a metà fra il glucosio e il fruttosio, con circa 9 grammi a testa per questi due zuccheri semplici. Adesso passiamo ai sali minerali. Quello che salta più all'occhio è naturalmente il potassio, con circa 210 mg e quindi l'11% della quantità consigliata giornaliera. Poi sono anche 0,3 mg di magnesio, che ci fanno raggiungere il 15% della nostra RDA. Poi abbiamo anche un'importante quantità di rame, con 0,1 mg, per cui circa il 10% della quantità consigliata giornalmente. In piccole quantità sono anche presenti altri minerali, quali il cloro, il calcio, il fosforo e il magnesio, per citarne alcuni di questa tabella. Capite bene che sono alimenti come i cachi che ci aiutano a ripristinare l'equilibrio della pompa sodio-potassio, che è un importantissimo equilibrio per il corretto funzionamento delle nostre attività cellulari. Nella alimentazione moderna, fatti di alimenti troppo ricchi di sodio, questo equilibrio viene più volte mandato in difficoltà. Mangiate i cachi, va! Ora passiamo alle vitamine. Tra le vitamine, quelle presenti in maggiore quantità sono sicuramente la vitamina C, con circa 19 mg, per cui circa il 24% della nostra RDA.
e soprattutto la vitamina A. Questa, sotto la forma del suo precursore, il beta-carotene, ci fornisce più del 20% della quantità consigliata giornalmente. In piccole quantità abbiamo anche vitamine del gruppo B, come ad esempio la tiamina, la riboflavina ed i folati. E anche questo non è un male, no? Essendo composti per l'80% di acqua, poi ci aiutano a coadiuvare la nostra richiesta di liquidi in aggiunta dell'acqua che dovremmo normalmente bere. Quando il cacao non è ancora maturo, è ricco di alcune sostanze chiamate tannini. Queste danno un classico sapore aspro. Quando poi il frutto diventa maturo, i tannini si riducono considerevolmente, dando spazio agli zuccheri che tendono quindi a aumentare e quindi rendendolo un po' più dolce. Perché mangiare il cacao oltre ai dati nutrizionali che vi ho appena mostrato? Beh, vediamo altre piccole cose da sapere su questo frutto dallo strano nome, almeno per noi italiani. Innanzitutto, grazie alla fibra alimentare contenuta, ha delle proprietà di essere un ottimo prebiotico per la nostra flora intestinale. Di conseguenza, essendo la nostra microflora molto importante anche nella gestione del nostro sistema immunitario, ci aiuterà a tenerci un po' più in salute. Per la presenza di potassio è considerato un ottimo frutto diuretico, mentre per le fibre è un ottimo contro la stitichezza. E adesso ditemi che non devo fare più battute, come fa uno a essere serio con due cose del genere? Essendo poi molto ricchi di zucchero, ne è logicamente sconsigliato il consumo ai soggetti che sono ad esempio affetti da diabete oppure coloro i quali vogliono perdere peso. Comunque, come sempre, basta non esagerare. Un frutto al giorno non farà sicuramente ingrassare nessuno, anzi porterà tanti benefici per i suoi nutrienti. Inoltre contengono altre sostanze molto utili al nostro organismo, come ad esempio le protoancetanine, che svolgono un'azione antiossidante e per cui ci aiutano a prevenire i rischi di tumori o malattie del sistema cardiocircolatorio. Poi hanno anche dei fitosteroli che aiutano il nostro intestino a limitare l'assorbimento di colesterolo in eccesso. Da non dimenticare anche che il beta-carotene che citavo prima, ma non solo quello, contiene altre tipologie di carotenoidi, come ad esempio il licopene, che è anche esso un antiossidante che ci aiuta a tenere sotto controllo la presenza di radicali liberi nel nostro organismo. Allora, come consumarlo il nostro cacone? Io sinceramente lo preferisco così com'è. Se si tratta di un cacomela, lo taglio a spicchi e lo mangio con tutta la buccia, come una normale mela. E solo a pensarsi viene fame perché mi piace veramente tanto. Se poi volete preparare qualcosa di sfizioso, ma un po', diciamo, più strano, potreste cucinarli come se fossero delle verdure. Basterà tagliarli a spicchi e poi metterli in forno, magari su della carta da forno, con un poco di olio extravergine d'oliva, un po' di erbe, ad esempio del rosmarino, del timo, un po' dell'origano e magari un paio di spicchi d'aglio. Li potete cuocere così a circa 200 gradi per una quindicina di minuti. Vi ricordo che quando cucinate la frutta o la verdura, le quantità di vitamine si riducono considerevolmente perché vengono denaturate dal calore. Un'alternativa molto interessante, in modo da farveli mangiare crudi, è di farli tipo delle coppette. Lo so, voglio farveli mangiare crudi, mi preoccupo per voi. Prendete un bel cacomela, tagliate la parte superiore e poi con un cucchiaino scavateli al loro interno, lasciandoli appunto cavi. A questo punto potete tritare la polpa che avete estratto assieme del formaggio, tipo ad esempio mascarpone o tipo un latticino come la ricotta. Se volete al mix potete anche aggiungere del cacao amaro per dargli un gusto un po' particolare. Poi rimettete tutto questo composto all'interno del cacao che avete lasciato vuoto e potete mettere anche un po' di cacao sopra come decorazione. Sono veramente molto molto buoni. E voi cosa ne pensate dei cachi? Vi piacciono? Li mangiate già? Oppure vi fanno no niente, ci siamo capiti. Oppure non vi piacciono. Ecco, è questo che volevo dire. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Inoltre, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti su questo canale, fatemi sapere. I video del sabato li uso sia per le ricette, e quindi per una parte prettamente culinaria, ma anche per caricare i video che mi richiedete di volta in volta. Ho già una lista di video da trattare, ma per voi ne faccio sicuramente qualcuno in più. Potete farmelo sapere sia nei commenti qui sotto o inviandomi un'email ad info@healthmefood.com. Vi ricordo che tutti i miei video divulgativi sono anche presenti sotto forma di audio come podcast, per cui se non avete il tempo di guardare il mio video potete anche stare semplicemente ad ascoltarli mentre fate dell'altro, gioiendo del mio tipico accento calabro italo-irlandese. I miei podcast li potete trovare su iTunes, Spreaker e Spotify. Basta che cerchiate Pasquale Riganello, che sono sempre io. Il protagonista in questa serie non cambia mai. Vi ricordo anche che sono su tutti i social networks, come Facebook ed Instagram, e anche su Twitter. E poi qui su YouTube, dove pubblico solo ed esclusivamente i miei video. Se siete curiosi su chi io sono e su cosa faccio, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Bene, vi lascio andare anche per oggi. Mi è rimasta una sola cosa da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!